Allora, grazie di essere intervenuti. Innanzitutto, passato tanto tempo dal momento in cui diciamo, abbiamo avuto l'ultima possibilità di avere un contatto di tipo fisico, quindi da un certo punto di vista è come una sorta di rinascita, ecco, ripartire almeno da una conferenza stampa in presenza è già un grande passo avanti, semplicemente impensabile fino a qualche mese fa. Gli argomenti saranno tanti, perché gli aspetti da toccare saranno tanti, per cui vi prego di prestare la massima attenzione, onde evitare poi che succedano le cose che per esempio nell'ultimo anno mi è capitato tante volte di leggere nelle vostre analisi. Cioè, bisogna sempre comprendere il punto di partenza ed essere coerenti con quel punto di partenza, perché se poi incominciamo a strambare a destra e a sinistra e cominciamo a mettere sulla bocca delle persone cose che magari le stesse persone non hanno, non dico detto, ma neppure pensato, allora si fa, secondo me, un lavoro non obiettivo e che fa nascere tanta confusione e che spesso poi porta, diciamo, ad un risultato che è un risultato che nessuno si auspica, quello di far venir meno poi la coesione tra le varie componenti che ruotano intorno alla società. E voglio ripartire, detto questo, dalla ricostruzione degli ultimi 3 anni, che sono stati 3 anni molto difficili, a partire dalla retrocessione, dalla Serie A alla Serie B, dove ancora oggi vi confermo la mia impressione, cioè non abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare per giocarsela nel modo giusto. E questo è successo soprattutto, lasciatemi dire, per la superficialità e per l'ambizione sfrenata di chi a un certo momento doveva dare un contributo importante e fondamentale alla crescita di una società e di una squadra che secondo me era impostata in un certo modo e anche promettente, però non ha saputo dare seguito, per cui sono stati fatti investimenti sbagliati. Alcuni di questi investimenti erano anche frutto di una politica sbagliata fatta nell'anno precedente la promozione. Per cui quando si fanno dei contratti con gli obblighi di riscatto e non si prevedono situazioni differenziate tra la disputa di un campionato di Serie A e la disputa di un campionato di Serie B, quantomeno c'è superficialità. O quanto si dice che in pratica si sono trovati degli accordi e poi questi accordi invece non è vero che sono stati trovati con i procuratori, quantomeno c'è, non dico malafede, ma quantomeno c'è un eccesso di ottimismo nella valutazione di certi fatti. Perché vi dico queste cose? Perché per capire quello che stiamo vivendo oggi bisogna ripartire da lontano, bisogna ripartire da quella errata programmazione che poi è culminata con la retrocessione, portandosi dietro il fardello di tutte le pesantezze a livello economico e finanziario che non siamo riusciti certamente ancora oggi a smaltire. Quindi, partendo da quel punto di vista, poi ci sono stati gli ultimi 2 anni. Gli ultimi 2 anni che purtroppo sono stati caratterizzati, se ci fate caso, da un andamento che è stato molto simile in tutte e due le stagioni. Un inizio di stagione, sprint promettente, poi nel primo anno c'è stato il fatto, la vicenda collegata al Covid, da marzo in avanti abbiamo visto un Frosinone che era completamente diverso da quello che avevamo visto i primi 6 mesi. E anche quest'anno, nell'ultima stagione, se ci fate caso, è successa la stessa cosa. Cioè abbiamo avuto i primi 6 mesi bene e poi un forte condizionamento determinato dalla condizione Covid che non ci ha mai permesso di esprimere appieno quelle che secondo me erano le potenzialità, che sono spesso state anche banalizzate dall'ambiente,
ma le potenzialità c'erano e quando è stato il momento opportuno si è stati capaci di scaricarle a terra, la squadra ha saputo dimostrare che insomma tutto sommato un certo valore ce l'aveva, anche se magari il valore che aveva era spropositato, oppure si poteva ottenere lo stesso risultato spendendo di meno, mettiamola così, per diciamo essere buoni. Quindi da questo punto di vista partiamo diciamo da una condizione secondo me di grande sofferenza, cioè partiamo da una condizione dove scontiamo una retrocessione, una mancata promozione, un campionato che poteva, diciamo, che aveva delle aspettative completamente diverse che poi sono state disattese nel corso, diciamo, cioè il patrimonio che era stato creato è stato dilapidato nel giro del mese di febbraio, del mese di marzo dello scorso anno, di quest'anno, scusate. Se non che uno potrebbe chiedersi, ma noi dove stavamo mentre succedevano queste cose? Noi stavamo qui, tanto è vero che io avevo pianificato la rivoluzione all'interno del Frosinone già da parecchio tempo. La presenza di Salvatore Gualtieri, ad esempio, in tutta l'area comunicazione, marketing e rapporti istituzionali, parte da molto lontano, parte da una profonda insoddisfazione di come per esempio questa società ha sviluppato diciamo, l'attività in queste aree. E noi piano piano abbiamo tolto chi c'era, abbiamo inserito Salvatore e abbiamo completamente ristrutturato tutto. Se andate a vedere chi faceva parte di questo organigramma 5 anni fa o 4 anni fa e vedete chi c'è adesso, vedrete che c'è lui e ci sono i giovani che sono poi arrivati e con cui abbiamo formato questo nucleo. Ma la stessa cosa, la stessa consapevolezza l'avevamo nell'area tecnica. Cioè io il giorno che noi siamo retrocessi dalla A alla B sapevo benissimo che era arrivato il momento in cui bisognava voltare pagina e naturalmente bisognava cambiare passo e mentalità e anche metodo di lavoro. Per cui certamente il primo anno abbiamo posto le basi di questi ragionamenti, ad esempio vi posso svelare un retroscena, io avevo già deciso che di cambiare responsabile dell'area tecnica nel mese di aprile dello scorso anno. Perché? Perché naturalmente in pieno Covid e non sapendo bene quale poteva essere diciamo, il punto di caduta della ripartenza, certamente ci incominciavamo ad interrogarci se quel modello di calcio poteva essere ancora un modello adeguato, sostenibile, dal punto di vista economico, finanziario e soprattutto per i conti della società. E naturalmente già pensavo che in pratica si sarebbe dovuta fare una considerazione su questo punto, se non che questa considerazione si è ancora di più rafforzata alla ripresa del campionato con l'andamento che voi tutti avete visto, non si è potuta concretizzare perché l'intervallo che c'è stato tra la fine dello scorso campionato e l'inizio di questo è stato talmente breve per cui qualunque tipo di decisione diciamo, poteva peccare di pressappochismo oppure poteva anche non essere valutata bene. Se non che alla fine del mese di settembre il precedente responsabile in pratica di fatto ha fatto un passo indietro perché mi ha comunicato la sua indisponibilità a proseguire e ho colto l'opportunità di Guido perché in quel momento diciamo, si sono verificate le condizioni per cui
dopo tanti anni siamo riusciti a concretizzare, diciamo, la nascita di questo rapporto. Quindi siamo ripartiti da quello, certamente il primo anno non si poteva fare la rivoluzione, non si è potuto fare la rivoluzione, per cui quello che abbiamo fatto è agire profondamente all'interno degli schemi dell'area tecnica per, diciamo, riproporre un progetto che adesso vi sottoporrò, che in pratica in questo momento costituisce il punto di partenza di un nuovo ciclo, in definitiva. Perché a quel punto sull'area commerciale e affine abbiamo, diciamo, cambiato tutto quello che c'era da cambiare. Sull'area tecnica abbiamo fatto la stessa cosa e quindi secondo me in questo momento siamo pronti per poter, diciamo, ripartire almeno a trovare una cosa, che è l'entusiasmo. Perché lasciatemi dire, in questi 3 anni, diciamo, le ragioni per essere entusiasti sono state poche. Sono state poche perché, a parte i risultati, diciamo, che potevano essere migliori e che poi non lo sono stati, però anche, diciamo, il modo di lavorare è stato veramente un modo molto superficiale, un modo che lascia molto a desiderare e che, diciamo, poi mi ha indotto a fare questo genere di rivoluzione. Quindi il progetto che adesso vi sottoporrò parte da un senso profondo di insoddisfazione verso le cose che ho visto negli ultimi 3 anni e parte dalla necessità di recuperare un entusiasmo che in questo momento, vi dico francamente, non c'è. In questo momento c'è solo l'attaccamento ai colori aziendali, c'è l'attaccamento ai tifosi, con la quale, guardate, ho condiviso lunedì sera queste considerazioni, perché volevo che le conoscessero direttamente da me, di persona, senza alcun tipo di mediazione, come è giusto che accada in situazioni di questo genere. Quindi, naturalmente, diciamo, non mi tiro indietro dalle mie responsabilità, diciamo, negli ultimi 3 anni è evidente che la maggiore responsabilità che ho avuto è stata quella di avere fiducia in concetti e considerazioni che alla fine però non si sono rivelati esatti, ma questa è una mia responsabilità, non è una responsabilità di nessuno. Però, come sempre, e a differenza di tante altre persone, ci si mette sempre la faccia e si cerca di recuperare o di vedere il bicchiere mezzo pieno per avere, diciamo, l'entusiasmo e la possibilità di ripartire in un modo adeguato e in un modo che possa, diciamo, essere prodromico ad un ciclo, ad un nuovo ciclo che possa portare dei risultati positivi. Quindi, il progetto che parte oggi è un progetto che naturalmente, oltre che a prevedere una forte rigenerazione, deve fare affidamento sulla necessità di recuperare un grande entusiasmo. E questo naturalmente lo si può fare solamente partendo dalla prima considerazione. Qui a Frosinone deve rimanere solamente gente che antepone i propri interessi personali agli interessi del Frosinone, per cui prima ama il Frosinone, poi ama lo stipendio che prende. E può stare solamente a questa condizione e solo se ce lo dimostra, perché altrimenti la società trova la modalità di privarsene di queste persone. Lo abbiamo dimostrato che abbiamo la capacità di saperlo fare in passato, lo faremo nel presente e lo faremo nel futuro. Quindi il primo caposaldo è questo, cioè si sta a Frosinone perché vengono prima gli interessi della società e poi vengono gli interessi personali e le ambizioni personali. Naturalmente è un progetto che non può che basarsi sui giovani, perché naturalmente se abbiamo detto che si chiude un ciclo
è evidente anche che per riaprire un ciclo bisogna anche, diciamo, avere la possibilità di scegliere e di cambiare faccia, perché altrimenti ripercorriamo o riproponiamo gli stessi errori del passato, e questo secondo me non è più ammissibile o accettabile, non c'è tempo. Gli obiettivi quali saranno? Allora, il primo anno l'obiettivo principale sarà quello di completare il processo di risanamento economico e finanziario della società. Cioè, i conti della società sono stati a rischio, soprattutto, diciamo, non proprio nell'ultimo anno, ma nell'anno immediatamente successivo alla retrocessione. C'è voluta, diciamo, una grande pazienza e una grande resilienza per, diciamo, non buttare a mare tutto. Adesso siamo in una fase di quasi convalescenza, stiamo uscendo fuori dalla malattia e, diciamo, speriamo che fra qualche mese, il mio obiettivo è a partire da gennaio dell'anno prossimo, di entrare in una condizione di convalescenza. Quindi, primo obiettivo sarà quello del risanamento e completare il processo di risanamento economico e finanziario, recupero dell'entusiasmo attraverso i giovani, e naturalmente l'obiettivo, e scriviamocelo bene e scolpiamolo nella testa, sarà quello di mantenere la categoria. Non possiamo, diciamo, cullare dei sogni diversi da questo. Quindi, questo è per il primo anno. Il secondo anno speriamo di uscire fuori da questo processo di convalescenza, di consolidare, diciamo, il progetto tecnico che nel frattempo avremo implementato, e quindi, diciamo, di avere come obiettivo il completamento del risanamento completo dal punto di vista economico e finanziario, e di quello che, di avere una base un po' più solida che ci consente di guardare al futuro con maggiore ottimismo. Il terzo anno, se nei due anni precedenti avremo fatto bene, allora il Frosinone potrà, secondo me, riproporsi su un progetto che ha che potrebbe avere una traiettoria anche diversa. Però dobbiamo avere i piedi per terra, queste sono le cose, il progetto è a 3 anni e su questi 3 anni io prendo l'impegno. Ho pregato Guido di rimanere 3 anni e mezzo con noi e noi contiamo di chiudere questo progetto in questo lasso di tempo. Naturalmente tutto questo farà il paio con la crescita delle strategie che stiamo portando avanti a livello commerciale, a livello anche di nuova filosofia che abbiamo nello sviluppo del settore giovanile, e anche di una nuova filosofia che abbiamo dal punto di vista dello scouting, che era una cosa che noi non abbiamo mai avuto la possibilità di poter sviluppare in passato, ma naturalmente cioè anche i giovani di cui parlate in questi giorni sono frutto di un percorso che è stato fatto nei mesi passati, perché questi giovani non è che li abbiamo presi nei centri per la disoccupazione, cioè questi sono giovani che abbiamo pagato, quindi la società ha fatto degli investimenti, quindi non è gente, capito, che casualmente siamo andati a prendere da una parte o da un'altra. Cioè, questo ve lo dico perché a volte è meglio non banalizzarli questi concetti, non darli per scontati, perché in un momento del genere, e poi basta leggere le vostre cronache, non è che ci siano tutte queste società che stiano facendo tutte queste operazioni mirabolanti. Cioè, che leggo io, al di là delle trattative di cui parlate, se andate a vedere, io penso che il Frosinone nella nostra categoria è quella che ha fatto di più in questo momento, se andate a vedere, con tutti i problemi che abbiamo. Quindi avremo una strategia commerciale aggressiva, avremo diciamo
un'attenzione maniacale sulla parte dei costi, ma faremo caso soprattutto a una cosa: a Frosinone, a tutti i livelli, ci deve rimanere chi ama il Frosinone. Chi non ama il Frosinone sarà messo alla porta, come è stato fatto in passato per chi curava sì gli interessi del Frosinone, in parte, ma curava soprattutto di più i propri interessi personali. Questo perché, capito, spesso quando va via uno c'è noto anche una sorta di voglia di arruffianamento, capito? Invece bisognerebbe valutare bene le cose, bisognerebbe avere una maggiore obiettività nei criteri di valutazione e vi accorgereste che a volte la verità non è proprio quella che magari anche scrivete, capito? La verità può essere molto diversa, dipende da quale punto di vista voi guardate, da quale punto di vista guardate le cose, e dipende anche dalle persone a cui fate le domande, perché se tante volte aveste la compiacenza di chiedere su cose che magari non si capiscono bene qual è il punto di vista dell'altro, probabilmente vi accorgereste che le cose non stanno tante volte come possono sembrare che stia. Quindi questo è, diciamo, per quanto riguarda la pianificazione degli obiettivi dei prossimi 3 anni. Naturalmente vi dico anche, e colgo l'occasione per dirlo, che ho parlato di 3 anni e tenete conto che io inizio quest'anno il mio 18° anno di presidenza, quindi non è che potrò rimanere tutta la vita a fare il presidente, perché anche perché sono attività queste che richiedono un certo livello di energia e non sempre, capito, si ha la disponibilità o la possibilità di avere sempre la medesima energia o la medesima, il medesimo modo di vedere le cose. Per cui in questi 3 anni noi, come ho detto anche ai tifosi, incominceremo anche a guardare il futuro, cioè chi verrà dopo. Ma chi verrà dopo non sarà certamente qualcuno che viene qui pensa di fare l'affaruccio, di fare le cose. Quello che verrà qui sarà, come ho promesso ai tifosi, uno migliore di me, perché riuscirà a far fare un progresso alla società e probabilmente riuscirà magari a proporsi per raggiungere anche degli obiettivi più ambiziosi di quelli che noi siamo stati in grado di conseguire fino ad oggi. Quindi con molta trasparenza vi dico che saranno anche anni in cui incominceremo ad agevolare l'ingresso all'interno della società di investitori che credono in questo progetto, che credono nel Frosinone e che hanno voglia magari di fare una parte di questo percorso con noi. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda l'organigramma, essenzialmente, che poi lo pubblicheremo sul nostro sito, rimane quello che attualmente, cioè ci sono stati dei cambiamenti di cui adesso vi parlerò, però sostanzialmente nelle funzioni apicali rimane quello che era. Ci sarà questo consiglio di amministrazione dove Salvatore è responsabile, diciamo, dell'area marketing e rapporti istituzionali e comunicazione, Guido rimane responsabile amministratore dell'area tecnica, Rosario rimane amministratore dell'area finanziaria, Velletri rimane consigliere semplice e io rimango nel ruolo di presidente. Però attenzione che io da mesi sto cedendo l'esecutività, cioè nel senso che queste figure all'interno dell'azienda, man mano che passano i mesi e che passeranno i mesi, diventeranno sempre più autonome, per cui alla fine ci sarà come una sorta di gestione duale, un consiglio di sorveglianza dove che sarà un ruolo che mi riserverò io
e un comitato di gestione che sarà il loro che porterà avanti le attività operative. Ma questo già di fatto sta avvenendo da mesi, progressivamente lo stiamo preparando nel modo giusto. Naturalmente i cambiamenti, cambiamento importante è quello che avremo nel settore giovanile, dove Alessandro Frara assumerà la responsabilità del settore, sia del settore giovanile che della parte relativa al calcio femminile che noi intendiamo e vogliamo sviluppare negli anni a venire in maniera maggiore di quanto non abbiamo fatto fino ad oggi. E la novità sarà costituita dall'inserimento nella nostra organizzazione dell'Accademia di Luigi Lunghi, cioè nel senso che il Frosinone gestirà direttamente la squadra primavera, mentre le altre squadre del settore giovanile saranno gestite attraverso un accordo che si fa in via sperimentale con l'Accademia per un anno e che, qualora dovesse dare dei risultati positivi, magari poi sarà prolungato. Quindi sarà un anno di transizione, ci annuseremo, ci conosceremo e poi vedremo se potremo avere la possibilità di fare un ulteriore percorso, un ulteriore step assieme con loro. Perché vogliamo fare questo cambiamento? Perché in un momento successivo potremmo anche pensare di prendere una partecipazione all'interno dell'Accademia, però lo facciamo perché per avere un focus maggiormente dedicato su questo discorso dello sviluppo dei giovani, cioè noi nel senso che avevamo tutti questi giovani, però secondo me non li seguivamo bene, abbiamo perso tante opportunità. La stessa Accademia è riuscita a cedere a società di A, di B e calciatori, ma senza passare dal Frosinone. Frosinone avrebbe dovuto avere una corsia preferenziale, invece si è trovato completamente bypassato da questi meccanismi, per cui abbiamo perso anche delle buone opportunità e siamo stati anche cornuti e mazziati, nel senso che c'è stata gente cresciuta nel nostro vivaio che poteva avere delle possibilità anche di venire in prima squadra, è stata catturata prima dall'abilità degli altri che se li sono portati via per le leggi che ci stanno naturalmente, ma noi non abbiamo avuto la capacità commerciale di saperi interagire, ma vi dirò di più, non abbiamo avuto manco la capacità di conoscerle queste situazioni, per cui questo mi ha indotto a fare proprio un cambiamento, diciamo, importante. Alessandro perché? Perché io ritengo che Alessandro sia la persona che sarà il futuro del Frosinone, però per essere il futuro bisogna consolidarsi, bisogna conoscere tutto all'interno della società. Bisogna fare le cose per gradi e non incominciare dall'alto, bisogna incominciare dalla gavetta, bisogna crescere e piano piano consolidarsi, essere più resistenti, stare insieme con gente che ne sa più di te, acquisire quell'esperienza necessaria che poi ti consente di fare un salto di qualità. Quindi questo è il ragionamento. L'altra figura che volevo presentare è Piero Doronzo, che è il collaboratore di Guido Angelozzi, che svolge una funzione importante a livello di coordinamento e di segreteria di tutta l'area tecnica e naturalmente anche un passaggio lo voglio fare per quanto riguarda le operazioni di consolidamento che abbiamo fatto sul ramo che gestisce le infrastrutture, perché Raniero Pellegrini per esempio è passato prevalentemente ad occuparsi di questo aspetto, perché noi pensiamo che ancora tutto il progetto si debba concludere, si debba ancora consolidare, abbiamo bisogno di energie per poterlo fare, perché altrimenti le cose non è che si possono fare così dalla sera alla mattina. Quindi diciamo l'organigramma, penso di non aver dimenticato niente. Però le novità più importanti sono queste rispetto a quelle che già conoscevate e comunque noi lo pubblicheremo sul nostro sito. Naturalmente un motivo di orgoglio di questi anni è stato quello di non aver licenziato nessuno, non dalla parte dei calciatori ma dalla parte di tutta la gente che lavora intorno
al Frosinone, che magari è meno nota, è meno sotto i riflettori, ma sono sempre dei padri di famiglia che hanno dei posti, hanno un posto di lavoro e che devono portare uno stipendio a casa. Qui noi siamo stati bravi, siamo stati capaci di conservare tutti i posti di lavoro, e dove non potevamo, per cambiamenti di tipo organizzativo, capito, abbiamo creato la possibilità di avere un nuovo posto di lavoro, che poi il soggetto lo voglia, ci voglia andare o non ci voglia andare, capito, un altro paio di maniche. Anche, abbiamo risolto anche tutte le posizioni di tipo precario che avevamo, quindi abbiamo stabilizzato in pratica tutte le persone. Quindi questo è un altro risultato, secondo me, importante. Sul tema delle infrastrutture volevo naturalmente fare il punto anche su questo. È evidente che andremo avanti su tutti i progetti che erano stati lanciati, che magari forse con la pandemia si sono in parte anche rallentati. Allora, per quanto riguarda lo stadio, è evidente che siamo quasi pronti per appaltare i lavori del ristorante. Stiamo solamente aspettando il momento più opportuno, perché aprire oggi il ristorante, diciamo, è un bel impegno, un bel investimento, però abbiamo la prima settimana di luglio, guarderemo il progetto che ci sembra in questo momento un progetto vincente, calibrato molto bene su quelle che sono le esigenze della società e anche dell'utenza, per cui potrebbe essere il progetto giusto per avere, diciamo, un luogo di ristorazione permanente all'interno della nostra struttura. Andrà avanti naturalmente il completamento dei lavori dell'anello. Voi avete visto che abbiamo prima inserito in New Jersey, poi ci hanno fatto togliere in New Jersey. L'unica valutazione che dico è che forse si poteva fare prima di farceli montare, perché prima è stata data l'approvazione ad un progetto, poi ci è stato detto che in pratica ci potevano essere problemi. Giustamente ci è stato fatto notare in fase di evacuamento improvviso delle persone, però dico, poteva starci anche prima questo problema, insomma. Quindi abbiamo tolto i New Jersey, adesso diciamo completeremo però l'anello secondo gli schemi del progetto nuovo che ci è stato dato, che non prevedono ostacoli. Completeremo il progetto dei murales con l'Accademia delle Belle Arti. E direi che per lo stadio, tutto sommato, rimarrebbe solamente il tema del Frosinone Village, di quell'area che doveva nascere dietro i distinti, ma che non si può fare in questo momento, perché se non si risolve il problema della strada di accesso per i tifosi ospiti, non possiamo prenderlo in considerazione, perché la questura non ci darebbe mai l'ok. Quindi questi sono i progetti intorno allo stadio. L'altro progetto riguarda invece l'infrastruttura di Ferentino. Allora, noi con Ferentino noi abbiamo una concessione che scade fra 3 anni, se non sbaglio. Stiamo nelle prossime settimane, abbiamo preparato un progetto per il comune di Ferentino, dove noi ci impegniamo a completare, diciamo, quella struttura, all'interno del quale, come vi ho detto più di una volta, vorremmo portare la sede del Frosinone. Quindi qui rimarranno gli uffici della TIS, perché giustamente la TIS è la proprietaria dello stadio. Frosinone Calcio andrebbe nell'area di Ferentino. Naturalmente questo progetto che cosa prevede? Noi, come sapete benissimo e come abbiamo dimostrato di saper fare, non facciamo speculazioni di nessun genere. In pratica questo progetto, in linea di massima, ve lo posso anche spiegare in modo molto rudimentale, prevede che nell'area dove ci sono gli spogliatoi attuali della prima squadra, quando si vanno a fare gli allenamenti, voi ci siete stati perché avete fatto delle conferenze stampa lì, in pratica lì sarà la sede degli uffici. Mentre tutta la parte spogliatoi, palestra, verrà, diciamo, spostata in un'area che è compresa tra lo stadio, quello del Ferentino, e il campo di calciotto. Quindi la completiamo in quel modo, smontiamo quelle brutture di quel gabbiotto e di quella palestra che c'è, e quindi in pratica
sarebbe un progetto che si potrebbe anche riuscire a fare in tempi brevi, insomma, nel giro di un anno. Spero che in pratica di trovare l'adesione del Comune di Ferentino per fare questo lavoro, che prevede comunque in ogni caso un investimento che ritengo non sia inferiore a 1,5 milioni di euro, insomma, nei prossimi, da spendere nei prossimi 2 anni. Quindi in quel modo avremmo completato definitivamente anche tutta la parte delle infrastrutture. Naturalmente questo richiede anche, diciamo, un tempo di concessione più lungo rispetto a quello che abbiamo avuto in passato, perché fare degli investimenti su questa roba, cioè, ci servono poi dei tempi di rientro, per cui discuteremo su una nuova concessione abbinata, diciamo, a questi investimenti che il Frosinone farà a Ferentino. Detto questo, naturalmente, per voi che amate più la parte, diciamo, operativa calcistica, vi chiederete: ma quali saranno le strategie? Perché leggo spesso sui giornali della vostra preoccupazione che siamo troppi, siamo 32, 33, e quindi, diciamo, in parte questo è l'effetto di stratificazioni di situazioni e di problemi che non sono stati risolti negli anni passati. Il problema degli esuberi noi l'abbiamo sempre avuto, sono 3 anni che abbiamo i problemi degli esuberi, però evidentemente chi doveva affrontarli non ha avuto la capacità di saperli affrontare, per cui se tu un problema non lo risolvi diventa un problema sempre più grosso da risolvere. Però, diciamo, ci sono anche delle idee abbastanza chiare su questo. E allora, qui mi faccio aiutare un po' dai miei appunti, perché sono situazioni anche complesse, quindi è meglio spiegarle nel modo giusto. In questo momento noi abbiamo 32 tesserati. Cioè, questa è una situazione a lunedì, quindi se Guido poi non ha fatto ieri qualche operazione, questo non lo so. Allora, partiamo dalle uscite che sono programmate. Allora, noi per quanto riguarda i giovani abbiamo tre posizioni che secondo me debbono essere risolte, nel senso che noi faremo una risoluzione contrattuale, non molto costosa, ritengo, però questi ragazzi non rientrano più nei nostri programmi, nei nostri progetti, per cui usciranno entro breve tempo. Poi abbiamo altri 5 giovani, 4 o 5, dipende da quale punto, bisogna vedere se uno è stato contrattualizzato nel frattempo, ancora rimane, diciamo, nel vecchio regime di settore giovanile, che manderemo in prestito in Serie C. In definitiva, sono ragazzi su cui crediamo e che però riteniamo debbano avere la possibilità di poter giocare, insomma, se no, altrimenti non riescono, rimangono delle promesse che non riescono mai a trovare la possibilità giusta. Poi abbiamo altre due categorie di calciatori. Abbiamo tre calciatori che sono in scadenza un anno e che hanno degli stipendi molto elevati. Questi calciatori sanno già che il Frosinone gli ha fatto sapere che non può pagare questi stipendi. Per cui o si va a condizioni di rinnovo che siano, diciamo, compatibili con le esigenze economico-finanziarie del Frosinone, oppure questi giocatori devono uscire. E naturalmente la società si sforzerà di trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Nel caso di uno di questi tre, per esempio, noi avremmo già una società che a parità di condizioni li prende. Capito? Per farvi capire com'è sta gente, cioè, c'è qualcuno che ci pensa anche a queste cose, cioè, capito? Non è che dovrebbe prendere, che ne so, la macchina, venire qui, firmare e andare, anche perché è una società di serie A,
E invece c'è sempre qualcuno qui che sta provando a speculare, a vedere se rubacchia un altro 1.000 euro di qua, 2.000 euro di là, 3.000 euro di qua. Ecco, io su questo vi voglio essere chiaro. In presenza di queste situazioni e di calciatori che rifiutano situazioni di questo genere, la società sarà durissima, nel senso che prenderà gli altri calciatori e li metterà fuori rosa questi qui. In modo chiaro, e lo dirà anche alla gente, cioè nel momento opportuno diremo anche ai tifosi i nomi e i cognomi di questi soggetti, perché sono situazioni assolutamente che non hanno senso, cioè sono vizi che oramai, diciamo, noi abbiamo deciso di non più avallare con nessuno. Quindi abbiamo tre calciatori dove sono situazioni che dobbiamo risolvere, poi ne abbiamo altri quattro che non rientrano semplicemente nei piani della società e che, dove la società naturalmente si sforzerà di andare a trovare le soluzioni più adeguate, ma che certamente comunque non potranno prescindere dai ragionamenti che abbiamo fatto. Ove troviamo delle situazioni equivalenti e i calciatori rifiutano situazioni di questo genere, la società sarà società. Si farà sentire e si farà sentire anche in un modo, diciamo, lasciatemi dire, non solo che lo sanno gli addetti ai lavori della società, lo saprà tutta la gente come si comportano queste persone. Ok, in un modo chiaro e trasparente, questo ve lo dico perché diciamo siamo alla resa dei conti. Quindi se noi ai 32 leviamo i 3, leviamo i 5, leviamo i 4 e leviamo anche gli altri 3, arriviamo in pratica a 17 calciatori, 18. Allora, tenete presente che la nostra rosa ideale è quella che è compresa tra 25 e 26 calciatori, quindi questo per sapere poi eventualmente quanti ne verranno. Insomma, ecco. Ok? Oh, vi chiederete anche per quelli che rimangono qui quali saranno i principi dei rinnovi. Noi non rinunciamo o non rifiutiamo il rinnovo a nessuno. Ma il rinnovo deve avvenire alle condizioni che siano economicamente, finanziarie e sostenibili per la società. Se ci viene chiesto un rinnovo di tipo diverso, insostenibile per noi, noi diciamo di no, ma diciamo parallelamente che se c'è qualcuno che può accontentare il calciatore, se il calciatore non ha nessun valore va via, se no la società, che magari lo ha preso di mira, viene qui, ci paga il parametro che ci deve pagare e fa quello che vuole fare. Di principio nessuno è incedibile a Frosinone. Quindi, di principio questa non è una caserma per nessuno, di principio qui non c'è la camicia di forza per nessuno, per cui noi siamo aperti a tutto e con politiche che sono trasparenti innanzitutto. Non abbiamo interessi precostituiti da tutelare, abbiamo solamente un interesse, quello di fare il bene del Frosinone. E quindi questo per quanto riguarda, diciamo, la parte della strategia di mercato. Poi l'ultima cosa che volevo dirvi è che non faremo la campagna abbonamenti naturalmente, perché non siamo nella condizione di poter fare delle previsioni e manco possiamo permetterci di esporci, prendere degli impegni e poi non poterli soddisfare. Per cui stiamo vedendo di trovare delle posizioni o delle situazioni che possono essere condivise anche con i gruppi organizzati, nel senso di garantire una partecipazione allo stadio
quanto più ampia possibile e magari con una forte dose di dialisi, cioè nel senso che se un gruppo organizzato ha 50 persone, mettiamo, magari in una partita ne verranno 10, alla quella successiva gli altri 10, così via via, in modo tale che malgrado il contingentamento delle presenze, cioè tutti possano avere la possibilità di ritornare allo stadio. Insomma, questo stiamo vedendo come organizzare questo, diciamo, questa possibilità di essere presenti allo stadio. I prezzi saranno popolari, naturalmente, per le curve, saranno molto bassi, e anche per i distinti. Per le tribune vedremo un attimo, insomma, non abbiamo ancora, non sappiamo manco dove possiamo aprire e come possiamo aprire, quindi da questo punto di vista, diciamo, mi riserverei un ulteriore approfondimento in un futuro prossimo. Io penso che di aver detto tutto, non penso di aver dimenticato niente, magari qualche cosa sul ritiro. Abbiamo voluto fortemente farlo in ciociaria, perché secondo me, a parte per la comodità di essere vicini in un momento in cui forse lo spostarsi non è la cosa più agevole da fare o la cosa più comoda da fare, o più semplice, ma l'abbiamo voluto soprattutto per, diciamo, dare una rafforzare il valore dell'identità della squadra con il suo territorio di riferimento. Detto questo, io spero di leggere qualche cosa che sia, ecco, che ci aiuti a sviluppare i valori e i progetti che noi vogliamo portare avanti nel futuro. Quindi io ritengo che la vostra diciamo collaborazione e la vostra capacità di coesione con noi, non perché deve essere collateralismo, per carità di Dio, cioè il diritto di critica c'è sempre ed è inviolabile, però noi ci aspettiamo anche, diciamo, da parte vostra una assunzione di responsabilità in questo senso. Cioè, noi vogliamo vedere un ambiente dove alla fine non ci si ritrova da soli, cioè alla fine tutti hanno ragione, tutti voi scrivete, quello non ha raggiunto i risultati, quello vuole lo stipendio più alto, quello allo stadio, ma che me ne frega, io se ci vengo gratis, gli sponsor che ringrazio, quelli che noi abbiamo avuto fino adesso, vi prego di sottolinearlo, però vorrei una maggiore presenza, cioè questo è il progetto del Frosinone, non è il progetto di Maurizio Stirpe. Cioè, quello che abbiamo fatto noi lo lasceremo alla città, lo lasceremo a voi. Però, credetemi, mai come oggi, ed è l'ultima cosa che vi dico, bisogna rimanere aggrappati con le unghie a questo progetto, perché non ci regala niente nessuno, niente è scontato, e dovremo ancora fare dei grossi sforzi e dei grossi sacrifici per, diciamo, approdare ad acque più tranquille e meno agitate di quelle che abbiamo in questo momento. Quindi grazie per quello che potrete fare.